a Tale Quale con la fisarmonica Gianni Morandi. La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un umore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica, ma tu non si cancella così, torna più grande che mai il desiderio di te, quando vivevi felice con me. Se chiudo gli occhi vedo il tuo viso, rivedo il tuo sorriso. Ho le mani lontane, non si stringono più. La sera suona per noi, torna più grande che mai il desiderio di te, la fisarmonica suona per me. Era di notte, c'era la luna, baciavo le Bravo, 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 guarda, qualcuno ha proprio appezzato con una mezza standing ovation, quel gruppo là. Allora, Loretta, iniziamo da te, bravo, bravo, bravo. Allora, intanto io sono stata una delle poche che ha avuto una serenata fatta da Gianni Morandi con la fisarmonica. Scusa se è poco. Scusa se è poco, ecco. Ecco. E quindi ho un ricordo di questa canzone di Gianni particolarmente caro. Ti volevo dire... Il trucco veramente frontale è impressionante, di faccia proprio, veramente, e la voce anche perfetta, direi. È veramente una bellissima prova, Massimo, complimenti. Grazie davvero, grazie. Vincenzo. Allora, credo che avesse un compito davvero difficilissimo, perché Gianni Morandi rappresenta proprio un suono che appartiene a tutta la nostra vita, è un po' come il mare, il vento, e già, la voce di Gianni Morandi è qualcosa di, che, cioè, è nato, per quanto, cioè, mi riguarda, insieme a me, ecco. Per cui era difficilissimo, secondo me hai fatto un lavoro sulla voce veramente egregio. Il trucco, i capelli sono giustissimi. Ma poi quando fa Gianni Morandi c'ha quel fatto che quella cosa che sale a un certo punto che diventa acuta, veramente complimenti, perché di solito lavori più sull'interpretazione, invece mi sembra che in questo personaggio sei riuscito a lavorare sulla voce meglio. Bravo, mi sembra. Bravo. Giorgio, ti vedo intento, pendi dalle labbra di Vincenzo. No. Se ci vuole 20 minuti per fare un commento ogni concorrente... Ditemelo, ma... subito, che noi si saluta e si va via. Allora, ma trovategli allora, qualcosa da dire che sia diverso dall'attaccare me, perché magari allora, gli autori, guarda, devo essere sincero. Sì, mi dimmi. No, lascialo fare, lui chiacchiera ogni tanto. Devo essere sincero. Allora, sei un po' fra Morandi e Ken quello moro, sai quello?
sono due Ken, no? C'è quello biondo e quello moro. Hai visto Ken? Ce l'hai un po' di Ken? Un po' di Ken ce l'hai. Sì, ce l'ho anche il tasto però, dietro. Però, come ha detto giustamente Vincenzo e Loretta, non è facile, perché se andate a prendere proprio un mito, no? Cioè uno che abbiamo proprio stampato nella mente, non è uno che vediamo ogni tanto. Gianni è nel nostro... È impressionante, bravo. E poi sei il primo va sempre incoraggiato. Grazie, 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 bravo, grazie, bravo, di cuore. Comodati. Grazie di cuore, dai, davvero. Dai, ce l'abbiamo fatta. Dai.